Signore, che ci aiuti con i tuoi doni, fa che nella celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza per Cristo nostro Signore. Il Vescovo ci comunica che il Vescovo Castore sta meglio rispetto a 10 giorni fa, perché è stato veramente male, aveva perso anche un po' la vista, quindi non poteva nemmeno leggere, anche il telefono, addirittura. Quindi ecco, le nostre preghiere vanno accompagnate, ancora lo accompagnano. Io particolarmente ci sono legato perché questo si chiama in atto prete, perché c'è un legame proprio nel sacramento, però tra la diocesi vedo che ricorda volentieri vescovo Castori, è stato 20 anni vescovo di Prato, dopo 38 anni di vescovo di Fratelli, ricordiamo anche lui, immagino, perché è nel cuore delle persone almeno non così giovani, perché è morto nel 2004. Quindi preghiamo ancora per il vescovo Castore, preghiamo anche per il vescovo Franco che diciamo qualche settimana fa verso la mamma, c'è un anno la sua mamma è morta, Arezzo, quindi preghiamo anche per lui e poi preghiamo per il nostro vescovo Giovanni, che facciamo tutti i giorni della messa. Il Signore sia con voi, nel tuo spirito, e benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. E andiamo, grazie.